parlamentari. Sì, perché l'hai visto come il Parlamento, certamente di nominati, che non ha intenzione certamente di andare a voto con una legge che fa schifo, ma che potrebbe, pensa in questo momento, addirittura farci vincere. Hanno paura, eh? Ma basta che li senti loro, parla con Cecchitto. Però ci potrebbero commissariare la Troica con la legge di stabilità, i rischi sono enormi, no? Anche per l'azienda. A questo punto gli italiani devono scendere in piazza di 30 milioni per riprendersi la sovranità, se qualcuno dall'Europa permette di commissionare l'Italia. Però perché non funzionerebbero i conti pubblici, si ricomincia l'IMU, ormai l'IVA l'abbiamo per persa. L'alternativa qual è? Continuare. Un governo di scopo con voi dentro? Ottimo, con il PD che ha rovinato l'Italia. Purtroppo in politica bisogna fare i conti con i numeri, no? Con i compromessi. Oggi con quest'Italia, con questi parlamentari del PD e del PDL, fare un compromesso non è qualcosa che ci appartiene. Perché noi con la gentaglia i compromessi non la facciamo. Con i bugiardi per antonomasia i compromessi non li facciamo. Una soluzione politica realista. Al voto. E se si torna, come dice Letta, al governo di larghe intese perché il Porcellum secondo noi oggi non darà queste risultato. Se Letta dice questo... Perché voi dite che vincerete? Io credo proprio di sì. Al momento i numeri non vi danno ragione. Anche i sondaggi che il servizio pubblico dava le ultime settimane non davano ragione. La politica non si può fare dicendo noi vinceremo, quindi bisogna fare i conti. Pensa, rifletti su questa cosa. Partivamo dallo 0, abbiamo preso il 25, oggi partiamo dal 23. Non c'è solamente Beppe in grado di fare una campagna elettorale, ci sono tanti di noi deputati che si sono preparati, abbiamo studiato. Siamo anche migliorati dal punto di vista comunicativo, contenutistico, siamo degli strumenti nel senso positivo, ci sono tanti attivisti che hanno un livello di informazione oggi che non avevano precedentemente e abbiamo una parola che non abbiamo utilizzato nelle ultime elezioni, che è al governo. Noi crediamo, poi magari ci sbagliamo, però piuttosto che un suicidio, una morte certa, con queste larghe intese che ci stanno ammazzando, preferiamo rischiare. È legittimo, una scelta politica, magari ci dice male e vincerà il PD e il PDL e io me ne vado nelle torri in qualche mano. Ma certo, se i cittadini italiani dopo questo schifo rivotano il PD e il PDL, come diceva Dante, chi è caso del suo mal pianga se stesso. Ho un ultimo dubbio, voi eravate i primi contro il Porcello, poi arriva un po' Sigrillo e dite vabbè andiamo al voto col Porcello. Non arriva. Un po' come il PDL con Berlusconi. Ti ricordi, arriva Nuti, il nostro capogruppo, che dice in riunione, ragazzi, qua ci stanno prendendo, non voglio dire le parolacce perché non è tanto inutile, ci stanno prendendo in giro, questi non vogliono cambiare il Porcello, voglio fare un super Porcello. Ne abbiamo parlato con Beppe, perché Beppe riceve le informazioni da noi, non il contrario. Siamo noi che diamo le informazioni a Beppe, perché però lui detta la linea. Beppe non c'è in Parlamento, non ci ha mai chiamato, l'ultima volta che mi ha chiamato mi fa per favore non mi escludete. Questo mi ha detto Beppe Grillo, per favore non mi escludete, il suo tono, perché non aveva saputo che avremmo occupato il tetto, non conosceva bene la battaglia sulla Costituzione, perché in effetti gli ultimi mesi non l'abbiamo proprio interpellato, dovremmo chiamarlo un po' di più Beppe. E al suo quasi omonimo Battista, tra virgolette dissidente grillino, che dice che un governo di scopo sarebbe utile? Pace all'anima sua, se vuole fare una roba del genere è fuori dal movimento, perché cioè, a Lorenzo non gli basta quello che ha visto fino ad oggi, cioè non gli basta vedere che cosa ha fatto il PD, che è il partito dell'ipocrisia, delle menzogne, di Parentopoli, del TAV, delle cooperative rosse, è il partito degli F-35, cioè gli basta, non gli basta questo, che altro deve fare il PD per non essere votato, per ammazzare qualcuno? Logico, secondo noi è logico, se i cittadini si svegliano, bene, se i cittadini non si svegliano e credono da una parte nel PD che è il partito dell'ipocrisia, dall'altra parte nel partito del condannato, evidentemente vogliono questo, gli italiani vogliono questo, si tengano questo. Grazie. Grazie a voi. Alessandro, buongiorno. No, basta ragazzi. No, solo io manco. Vieni giù che sei troppo alto. Allora, ti dicevo, scusa, volevo sapere anch'io questa cosa. Adesso c'è qualcuno come Battista, c'è Aureliana, chiedono responsabilità, quella che per loro è responsabilità. Certo. Quindi fare un governo così. Voi che fate? Cioè, se Battista... Andare a fare un governo di... Se vuoi avere letto a vista. Cioè, sono delle... Scelte a discutere. Siamo entrati con una logica che è chiara, poi potete non essere d'accordo ed è legittimo, noi vogliamo andare a casa. Il PD per me, poi me lo chiedete a me in Parlamento, ho detto per me il PD è peggio del PDL perché l'ipocrisia ha ucciso la speranza. Il malaffare ci ha distrutto l'Italia, il malaffare è bipartis, salvi di PPM, Giorgia Civi, Casel, Fratelli Italia e Lega, tutto. Però l'ipocrisia proprio non ti permette di prendere in mano la tua vita. Per cui il PD è peggio del PDL, non sono d'accordo con chi ha distrutto l'Italia e con chi mente a guardare fuori la politica e lo obbiederai. Con questa roba noi cambiamo l'Italia, liberando un po' l'informazione. Non dico che tu non sia brava, tu fai il tuo mestiere, non mi permetto. Però è oggettivo il fatto che questo palazzo sia controllato dai partiti.
perché no, c'è una persona, purtroppo Roberto non è che possa far miracoli, poi in commissione siamo comunque minoranza, il presidente è minoranza. Se liberiamo l'informazione, se ieri Fazio avesse detto scusi presidente ma lei mente, perché non è vero che il Partito Democratico ha votato a favore del Mattarello, perché la mozione è stata bocciata, la mozione del PD è stata bocciata dagli stessi deputati del PD, la mozione del PD. Se Fazio avesse avuto il coraggio, l'audacia, la responsabilità, l'onestà intellettuale di farlo, vedete che tanti italiani si sarebbero resi conto, ehi, ma lettamente, ma non perché il Movimento 5 Stelle deve dare una fiducia a qualcuno che mente. Però Fazio sia stato zitto, perché sono purtroppo scendiletto del potere. L'avete notata la Gruppe? Il giorno prima fa un interrogatorio alla taverna. Ci sta, eh? Io ci sto che facciate l'interrogatorio, è il vostro mestiere. Però il giorno dopo mi devi fare la stessa cosa a Renzi, non gli puoi dare il microfono e lo lascia aprire gli sciogli. Giusto? Però che ne pensi? Giusto o no? È giusto trattare tutti allo stesso modo? Giusto, no. Perché non lo fate? Dimmi perché non lo fate. Io lo faccio. Dimmi perché gli altri non lo fanno. No, io pure oggi voglio fare il giornalista. Perché pure voi non lo fate? Allora, non mi rispondi? Non rispondi? Perché ti dico adesso stiamo attraverso un momento difficile, questo è l'argomento. Da 20 anni il momento è difficile. Forse far cadere il governo adesso non è la cosa migliore. Per lei no, e la rispetto l'opinione. Per noi continuare con questo schifoso, indecente governo è un suicidio. Queste sono scelte politiche, io rispetto la sua. Come fate a trattare tutti questi che adesso cercano? Se qualcuno vuole andarsene, crede nel PD, andasse nel PD. Ma non credono nel PD, forse sentono la responsabilità di un anch'io momento. La sento la responsabilità, anche io la sento, anch'io non dormo le notti, come Berlusconi, anch'io non ci dormo, anch'io sto male per come sta l'Italia e che mi viene da piangere quando vengono fuori le persone con la benzina che si può andare a fuoco, siamo noi a bloccare. Però questo non viene raccontato, che scendono dal palazzo solamente i deputati del Movimento 5 Stelle a parlare con la gente, mentre gli altri sono rinchiusi nel palazzo perché hanno paura che la gente li... Questo dovete raccontare. Anch'io la sento responsabilità e scientemente io con i miei colleghi abbiamo deciso che qua l'unica soluzione è mandarli a casa, altrimenti non c'è più. Questa è una scelta politica, magari sbaglieremo. Lei pensa che il vostro elettorato vi obbedirà con questa scelta politica? Sì, l'ho visto ieri in Emilia, poi nella rete però è un po'... No, io non parlo di rete, parlo di piazza. Beh, però per voi la rete non è tanto. Certo, però ieri, però in Emilia ieri non era rete, era piazza. Ma il dubbio è rivoluzionario, io pure ho i dubbi sempre. Pure ho avuto tanti dubbi, pensi che all'inizio quando sono entrato pensavo che il PD era meglio di PDL. Il PDL è meglio di PDL? No, non mi esprimo così. Però come ho detto il PD è peggio, è ipocrisia, io preferisco un delinquente che poi si presenta come tale, privato bene. Preferisco un delinquente che si presenta come tale che un millantatore che si fa credere qualcosa di differente. I cittadini si devono svegliare, gli italiani o vi svegliate e li mandiamo a casa oppure tenetevi il PD e il PDL, l'Italia che fa rotta e poi non vi lamentate, poi non vi lamentate. Grazie. Grazie Alessandro.